È morta la giovane mamma vittima del crollo di torre. Deborah Pierini si è spenta nella notte all'ospedale di Pisa. Aveva partorito il suo bambino con un cesareo d'urgenza dopo essere stata estratta viva dalle macerie. Raid di furti nelle auto, rubati cruscotti e volanti. Nella notte è messa a segno una decina di furti tra Porcari e Altopascio. L'allarme del sindaco Fornaciari. Piazzale Ricasoli, ok al progetto per il nuovo sottopasso. Il comune annuncia che entro dicembre sarà effettuato l'affidamento, mentre si prevede l'apertura del cantiere entro marzo. I motori Ucci cerca il poker del tricolore terra. L'intramontabile campione Garfagnino può chiudere il discorso domenica al 15° rally delle Marche. Gara difficile, ma finora la sua superiorità è stata schiacciante. Bentrovati, una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo naturalmente con la cronaca, con la tragica notizia della morte della giovane mamma di 26 anni a Cisanello di Pisa, vittima dell'esplosione della palazzina a Torre Bassa. Intanto la procura in queste ore ha inviato 37 avvisi di garanzia. Deborah Pierini non ce l'ha fatta, è morta nella notte la giovane mamma superstite nell'esplosione della palazzina di Torre Bassa, ricoverata al centro Grandi Ustionati di Cisanello dopo aver messo al mondo il suo bambino. La 26enne, che riportava ustioni di secondo grado in gran parte del corpo, si è spenta in ospedale dopo 2 settimane dal terribile crollo, per il quale la procura nelle ultime ore ha inviato 37 avvisi di garanzia. Si tratta di soggetti potenzialmente coinvolti a qualsiasi titolo nelle indagini nell'ambito dell'inchiesta aperta dal pubblico ministero Antonio Mariotti, direttori, vertici e consiglieri del consiglio di amministrazione delle aziende di distribuzione del gas, ma anche di ditte che hanno lavorato sull'impianto a metano presente in una delle due case distrutte. Le ipotesi di reato vanno dal crollo all'omicidio colposo. Non è ancora chiaro da dove sia partita la fuga di gas ritenuta la causa di quanto accaduto. Deborah, la terza vittima della tragedia, ha già costata la vita a una coppia di coniugi, Luca Franceschi e Ludmila Perez. Aveva partorito il figlio con un cesareo d'urgenza dopo che l'avevano estratta viva dalle macerie. La sua morte, sopraggiunta dopo 15 giorni di sofferenza in ospedale, colpisce oltre alla comunità lucchese anche quella di Seravezza, dove la giovane era nata e cresciuta. Intanto prosegue la grande manifestazione di solidarietà per sostenere le famiglie delle vittime. Il comune di Lucca rende noto che attiverà a breve un conto corrente per la raccolta fondi, dove potranno confluire le donazioni di soggetti pubblici e privati, e che anche i singoli amministratori doneranno in forma privata una somma sul conto come risposta istituzionale ad un sentimento di solidarietà diffuso e condiviso. Anche l'amministrazione di Seravezza si dice pronta a dare il proprio sostegno in una gara di solidarietà che sta crescendo di ora in ora. Voltiamo decisamente pagina e passiamo alla raffica di furti, una decina in totale messi a segno nella notte alle auto in sosta tra Porcari e Altopascio. L'allarme è stato lanciato dal sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari. Un vero e proprio raid di furti nelle auto, quello messo a segno nella notte in centro a Porcari, nella frazione di Badia Pozzeveri, nel comune di Altopascio. In entrambi i casi ignoti hanno preso di mira le auto più costose, dalle Mercedes alle BMW, dalle quali hanno portato via cruscotti, volanti e oggetti di valore. A lanciare l'allarme è stato il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, dopo la segnalazione di alcuni cittadini che questa mattina si sono trovati le auto danneggiate e svuotate in via Galilei e via Carrara. La notte precedente erano state prese di mira altre auto a Sant'Anna, nel comune di Lucca. Il sindaco Fornaciari, alla luce di quanto accaduto, ha invitato la cittadinanza a segnalare eventuali targhe sospette o comportamenti strani, mentre le forze dell'ordine stanno continuando a raccogliere le denunce. Nessuno questa notte si è accorto di niente, ha scritto il sindaco sui social, ma è necessaria tutta la vostra attenzione e collaborazione per rintracciare gli autori dei furti. Cambiamo di nuovo pagina, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato per il nuovo sottopasso ciclopedonale della circonvallazione, siamo naturalmente a Lucca, che sarà realizzato fra piazzale Ricasoli e gli accessi degli spalti delle mura urbane al centro storico. L'intervento, già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019, aveva ottenuto i finanziamenti per la progettazione nel 2020 e per la realizzazione nel 2021, a seguito del rincaro dei materiali durante
durante il 2022 è stato necessario adeguare nuovamente l'elaborato. Da un costo iniziale di 1,8 milioni di euro si è passati al nuovo preventivo di 2 milioni e 380 mila euro. L'assessore Buchignani assicura: andiamo avanti per realizzare un'opera fondamentale per la città, abbiamo adeguato i costi ai rincari delle materie prime e annuncia l'affidamento entro dicembre. Il cantiere sarà aperto in primavera 2023. La Piana di Lucca è ancora maglia nera per la qualità dell'aria. La stazione urbana di traffico del territorio è infatti l'unica in regione ad aver superato il limite di legge di PM10 per ben 57 volte in un anno. Sono questi i dati dell'11ª edizione dell'annuario ARPAT presentato a Palazzo Strozzi a Firenze, che confermano un quadro ancora molto critico su questo fronte. Andiamo a fare il punto sui contagi. I dati si mantengono stabili nelle ultime 24 ore, sono 1.764 le nuove positività in Toscana, il tasso al 19,9%, sono 411 i pazienti ricoverati e 11 le terapie intensive. Si registrano 6 decessi in Toscana, nessuno nel nostro territorio provinciale, dove nelle ultime 24 ore si contano 232 positività. Voltiamo di nuovo pagina, si avvicina la giornata mondiale dei poveri, vediamo come si sta organizzando la diocesi di Lucca in questo servizio di Virginia Torriani. La diocesi di Lucca, in occasione della giornata mondiale dei poveri, domenica 13 novembre, ha dato il via a una serie di iniziative su tutto il territorio della provincia. Momenti di riflessione e preghiera, veglie e messe, tra cui una celebrazione a Marlia, domenica alle 17, per i 10 anni della mensa per i poveri della parrocchia, ma anche occasioni conviviali come Ganzo Fest, la mostra mercato con aperitivo e musica per tutto il fine settimana a Capannori, presso Da Capo, sistema di riuso solidale. E ancora la campagna Da vicino è più facile capire, con l'installazione di 6 totem sui sagrati di altrettante chiese della diocesi, da Viareggio a Lucca fino a Castelnuovo Garfagnana. Il tema è da vicino, è più facile capire, perché a volte noi tendiamo a etichettare le persone, a volte anche con parole offensive come quelle che abbiamo anche messo qui sul totem, come barbone, zingara o negra. Invece dentro le storie delle persone c'è una grande umanità. L'iniziativa nasce dal messaggio con cui Papa Francesco, richiamando l'esortazione Evangelii Gaudium e l'enciclica Fratelli Tutti, ha indetto la giornata mondiale dei poveri quest'anno, che richiama ogni cristiano e tutte le comunità a fare i conti con i più fragili e con il proprio stile di vita. L'invito davvero è di avvicinarsi alla storia delle persone senza giudicarle con facili pregiudizi. La giornata mondiale dei poveri c'è apposta per provocare la nostra coscienza in questo senso e invitarci alla solidarietà, alla comune umanità. 2 anni di Lucca senza barriere. Andiamo a fare il bilancio di questa associazione che da tempo si sta occupando di rendere il territorio più accessibile alle persone con disabilità. 2 anni di lavoro sul territorio, 11 comuni mappati sulla provincia di Lucca per un totale di quasi 1.500 attività inserite nell'archivio dell'applicazione. È il bilancio del primo biennio di Senza Barriere App, il progetto lanciato dall'Associazione Lucca Senza Barriere, che ha un duplice obiettivo: mappare gli esercizi accessibili a chi ha una mobilità ridotta o esigenze particolari e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche dell'inclusione. 2 comuni su 11 attualmente hanno sposato appieno il progetto, abbattendo proprio le barriere architettoniche, dando un contributo all'associazione per acquistare le pedane da dare ai commercianti. E inoltre anche altre attività si sono sensibilizzate in automatico e si sono dotate di questa pedana, quindi abbiamo oltre 60 attività nella provincia di Lucca più accessibili a tutti. Con un'attenta e capillare operazione di mappatura condotta dagli studenti degli istituti coinvolti, Senza Barriere App fornisce una vera e propria fotografia dell'accessibilità dei luoghi dei diversi territori. Uno strumento semplice, intuitivo, gratuito, aggiornato grazie all'impegno di vere e proprie squadre di giovani mappatori.
Con i ragazzi ho avuto modo di partecipare alcune volte durante l'anno, proprio delle mappature. È stato molto bello perché ho visto i ragazzi avere una maggiore sensibilità, una scoperta di un mondo che magari sapevano che c'era ma non vedevano direttamente. Questi ragazzi stanno capendo piano piano che anche la valorizzazione di tutte le diversità è un valore fondamentale di questo secolo e del futuro. Castelnuovo di Garfagnana si avvia verso il secondo e ultimo weekend dedicato ai sapori e alle tradizioni del territorio. È tutto pronto a Castelnuovo Garfagnana per il secondo weekend dedicato alle bontà e alle comunità della Garfagnana sotto il nome di Garfagnana Terra Unica. Nel primo fine settimana sono state 16 le associazioni che hanno fornito prodotti ai visitatori ed è stato un successo senza precedenti. Il prossimo fine settimana ci saranno altre 16 comunità che forniranno nuovi prodotti per arricchire le tante sagre in Garfagnana durante l'estate. Alla manifestazione era presente anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che ha di fatto certificato questo speciale Salone del Gusto come un'iniziativa tra le più importanti della regione. Sono rimasto molto colpito dalla vitalità e dalla presenza di quello che poi è l'espressione di una terra unica in Garfagnana che rappresenta, diciamo così, il sapore e il gusto di una Toscana che qui trova un'autenticità, una biodiversità, una tradizione che è qualcosa di eccezionale e di bello. Non a caso più di 1000 persone a pranzo, ma contemporaneamente una mostra mercato che ci offre la cucina, ci offre i prodotti della terra, ci offre i prodotti dell'artigianato. Insomma, vi è proprio l'odore più bello che la Toscana possa esprimere. Oltre alle associazioni è giusto segnalare la presenza di tanti produttori e di un'esposizione zootecnica di quasi tutti gli animali allevati in Garfagnana. Successo anche per il trenino turistico che compie tour da 20 minuti nel centro storico. Appuntamento a sabato 12 e domenica 13 novembre per il secondo weekend di Garfagnana Terra Unica. E per lo sport, spazio ai motori, Andreucci cerca il poker al 15° rally delle Marche. Guido Casotti. Può essere la gara decisiva del campionato italiano Rally Terra 2022. Dopo aver subito un logico e doveroso rinvio a causa delle condizioni meteo avverse che flagellarono la regione a metà settembre, il 15° Rally delle Marche ha accolto gli equipaggi del tricolore terra per dar vita al quinto e penultimo appuntamento stagionale. Il plurititolato campione garfagnino Paolo Andreucci, che ha già vinto questa corsa 3 volte, 2009, 2010 e lo scorso anno, sarà affiancato alle note dal fido navigatore Rudy Briani e potrebbe archiviare la lotta per il titolo dopo un poker di primi posti. Oldrati e Costenaro sembrano obiettivamente troppo lontani. Dopo l'ennesimo successo in Sardegna al Vermentino, in precedenza Ucci si era imposto anche al Val d'Orcia, Adriatico e San Marino. Il portacolori della scuderia M33 Skygate si presenterà in aste di partenza con la Skoda Fabia Rally 2 del team H Sport di Silvio Lazzara, gommata MRF per difendere la leadership e mettere fine con una gara di anticipo al campionato. Al via anche un altro equipaggio lucchese, quello formato da Emanuele Dati e Giacomo Ciucci su Skoda Fabia R5 Evo, che cercheranno nelle ultime due gare stagionali, questa e poi il Brunello, quel pizzico di fortuna che finora è loro mancata. Il Rally delle Marche, che si correrà interamente nella giornata di domenica 13 novembre, si svilupperà su 9 prove speciali, dei laghi, Cupra Montana e Colognola, ciascuna da ripetere 3 volte per una lunghezza complessiva di 220 km, di cui 57 di tratti cronometrati. Partenza da Cingoli domenica mattina all'alba alle 6.45, dove alle 16 è previsto anche l'arrivo. Solo allora sapremo se Ucci avrà vinto il 13° titolo tricolore di una carriera ormai leggendaria. Ci fermiamo qui, è tutto per l'edizione che riguarda Lucca Piana e Garfagnana. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi la linea, come sempre, passa al telegiornale della Versilia.